Eh, non mandiamo questa, questa ripresa, perché altrimenti Adelmo Molechise potrebbe arrabbiarsi e scrivere un pezzo satirico su di noi. Buonasera, benvenuti a Un te con Rosanna. Siamo ancora una volta alla libreria Mondadori e stasera non sono da sola con un unico eh, ospite, bensì ne ho due che fanno parte di un gruppo. Stasera parliamo con i Telesbrutz. Buonasera Giacinto. Buonasera, i taralli sono buoni. E buonasera Fabio. Buonasera, i teles sono finiti. <ride> Benissimo, abbiamo già capito di che ordine è l'intervista di stasera. Chi sono i Telesbruz? Eh, Telesbruz è un canale YouTube eh, fondato proprio da Giacinto Brienza, giusto? Sì, così sembra. Così sembra ed è formato da un gruppo di attori, creativi, videomaker foggiani che producono video su YouTube. Giacinto, chi, sono, uh, chi fa parte del gruppo? Chi sono tutti i ragazzi che partecipano a Telesbruz? Allora sono tanti, speriamo che ce li ricordiamo tutti e non si offenda nessuno. Allora c'è Fabio Fabio, Conticelli. Con poi c'è Dino la Cecilia, poi abbiamo In difesa abbiamo Enza di Nuzzo, poi abbiamo Giuseppe Moriello, Rocco La poi i videomaker abbiamo, anzi chiamiamo filmmaker se non si offende. Filmmaker? Filmmaker Roberto Moretto, il, il suo braccio destro Giuseppe Bruno e poi abbiamo eh, Sandro Simone che uno è degli autori. uno degli autori dei video. A chi abbiamo dimenticato? penso qui c'è qualcuno che abbiamo chiesto la, qualche appoggio qualche volta, vedi Giovanni Mancini e Antonio Cappiello Mancini, sì. eh, bene. Antonio Cappiello e anche è venuto una volta Stefano Tornese, insomma ci avvaliamo di tutte queste persone che un gran numero di persone Sì, sì, che eh. vogliono partecipare a questa diciamo queste produzioni video come nasce Telesbruzzo e perché questo nome? Cosa significa? Se significa qualcosa. No, Telesbruzzo non significa niente. Ecco. Non lo sapevo neanche lui che cosa questo È, è significa? come dire puffettare, yabba yabado, quindi un suono onobato peico. Ah, diciamo. È un po' come il dadaismo, ma non ne parliamo sì. in questa sede. Quindi... Eh, anche se non so che cosa dico sì, però... Ecco, bravo. <ride> niente, non significa niente. Quando non sai che cosa è, dici, senti, mi passi -sbruzzo. lo sbruzzo. Ah, lo Sbrutz, bene. E quindi, come dire, tutto qua. È un neologismo, sì, quindi. E ecco. la scelta di essere youtuber da dove deriva? Eh non lo sappiamo, abbiamo iniziato a fare video così per caso. No, veramente era iniziamo a fare dei video simpatici, poi pian piano abbiamo preso gusto e e abbiamo fatto sempre cose diciamo migliori e quindi siamo migliorati abbiamo capito come funziona il mondo di YouTube e questo insomma Fabio sì. che ruolo hai tu in questo gruppo? diciamo attore tra virgolette attore perché non mi reputo questo grande attore però comunque da 15 modesto, anni modesto, <ride> invece è bravo è da 15 anni che sono al piccolo teatro da due anni lo gestisco insieme a Dino La Cecilia. E allora possiamo parlare a buon diritto di attore. <ride> eh, grazie, grazie. Abbiamo molte soddisfazioni, la gente comunque ci vuole bene, eh, ci acclama. Io poi faccio sempre parti comico brillanti, quindi mi diverto e mi è stato insegnato dal maestro Enzo Marchetti che se ti diverti tu riesci a far divertire diverti anche gli altri. E mi allaccio proprio a quest'ultima tua cosa. Siete comici o il taglio è anche satirico? Ma satirico poco diciamo satira, eh, mi ho fatto qualche video sulla politica, però è più un, una comicità diciamo brillante, divertente, spensierata e non diciamo volgare, ci teniamo a fare una comicità divertente insomma, è tutto qua. Eh, I temi sono quelli del quotidiano, eh, perché per chi non li avesse ancora guardati, ma sospetto che siano rimasti due o tre solo perché il numero di visualizzazioni è altissimo, eh, Avete fatto una serie girata nei supermercati, quindi con tutti i possibili, ehm, diciamo, i possibili ehm, come dire, eh, casi che possono avvenire nel supermercato. Ci vuoi dire di cosa parlano i vostri video? Beh, abbiamo fatto anche la parodia della serie A, la parodia di Sanremo, che comunque hanno portato eh, la parodia su Footlooker, sui commessi di Footlooker, che comunque. Che io solo lo sa che cosa c'è di male? Voglio dire, eh, può capitare, e per il computer non si accendeva e quindi e quindi che fa? Perché non si accendeva il computer? L'ho creato io il computer, no, non l'ho creato io! E poi ho perso anche il pullman, sì, ho perso il pullman, ma è normale, poi, voglio dire, come si fa a svegliarsi alle 6.30 del mattino? Non è possibile svegliarsi a quell'ora non è concepibile. Mi fanno male i piedi, sì, perché io per andare al lavoro devo mettere le scarpe basse perché non si sa come va a finire. Potrebbe venire a piovere, potrebbe venire un uragano, potrebbe succedere qualsiasi cosa. E allora io metto le scarpe basse e ora mi fanno male i piedi. È nato tutto da lì, che hanno preso molte visualizzazioni e poi il direttore di Telesbruzzi è stato contattato dalla RAI. Ah, bene, siamo arrivati al punto cruciale. Bene, Telesbruz è, è davvero a livello nazionale perché partecipa alla trasmissione eh, di Raiuno, eh, Raiuno eh, in famiglia, mattina in famiglia. La è quelli del web. Quelli del web è la rubrica dove appunto ci sono delle gare sì, sì, eh, tra, tra youtubers video... italiani, proprio. Beh, sì. raccontacelo tu. Allora, in pratica, che cos'è? È una gara tra youtubers di tutta Italia. E il, uh, il tema i tempo. migliori otto, si può dire tra i migliori 8. No, tra i eh, YouTube, sì. Sì. Tra i migliori 8 sono, scel sono stati scelti i migliori hot dai, diciamolo. Oh, sì, <ride> diciamolo, sono i eh, eh, E niente. Quindi, che succede? Eh, la redazione ti dà una settimana prima un tema, ad esempio, sempre in ritardo. In una settimana devi scrivere, girare, montare interpretare un video. Quindi l'esaurimento è più totale, vedete i miei capelli. E, e questo è quanto, poi andiamo in trasmissione, c'è cioè la diretta e attraverso il televoto poi eh, diciamo la gente decide il video più, più divertente. Quindi. Allora i temi che avete trattato e poi anche la percentuale con, quale, con la quale state vincendo. Eh, quella non me la ricordo però, diciamo che, è sempre però Oltre, diciamo che insomma le mazzate le eh, hanno io preso ho visto, <ride> io ho visto percentuali intorno al 92% o mi sbaglio? sì sì eh. abbiamo vinto fino adesso ci è andata bene è andata bene il prodotto vuol dire che vale sì, significa che va bene speriamo adesso abbiamo ancora altre gare quindi siamo al primo posto speriamo che continua così l'ultimo video che avete prodotto è stato sempre in ritardo sempre in ritardo bellissimo guardatelo e come oggi che siamo arrivati sempre in ritardo. Anche oggi sono arrivati in ritardo, io posso testimoniare. Infatti, infatti lì non ci siamo sforzati per niente eh. a fare quel video, ho detto facciamo, dobbiamo essere noi. E così è andato il video. ed eravate perfettamente naturali. Sì, sì, sì. sì, sì. <ride> quindi c'è anche Enza che sta arrivando che è sempre e in ritardo. E... Eh, quindi abbiamo l'ultima telesbruzzina che sta per arrivare in ritardo. Eh beh, obbligatoriamente in ritardo arriva. Senti, Giacinto, oltre a questo, questa appunto, attività che è comunque importantissima su Rai 1, no? che vi darà ancora più slancio, più notorietà e visibilità, um, che cos'altro avete in progetto? Eh, in progetto abbiamo di fare questo lavoro, uno spera di fare questo lavoro, quindi fare produzioni, continuare a lavorare per la televisione e fare cose, e migliorarci sempre di più. Quindi ci stiamo credendo e speriamo che ci chiami qualcuno, diciamo... Ma vorreste fare dei film? Adesso iniziamo a vincere, poi secondo me quando si vince si può avere qualche contatto e non si può mai sapere nella Beh, vita perché in effetti gli ultimi tre ragazzi che avevano tante visualizzazioni come su youtube hanno fatto un film eh sì eh, così funziona di solito speriamo funziona. che il caso cioè arriviamo noi e non lo facciamo sì, sì, <ride> si, non <so> vizio, <ride> sono... ah vabbè noi adesso stiamo facendo questi video quindi stiamo producendo dei video di buona qualità Uh, speriamo che magari qualcuno ci, ci possa vedere e dire, ragazzi. E quindi stiamo aspettando un produttore, produttore che se, possa. L'ascolto, si faccia avanti. A te stiamo aspettando A te se stiamo vuoi. Aspettando. Quindi, tu non arrivare in ritardo, arriviamo noi in ritardo. Quindi aspettiamo, vediamo che succede. E bene, allora, in attesa di vederli, eh, la, di vederli eh, sulla pellicola cinematografica e non solo su YouTube, la telesbruzzina Enza, giusto? Sì, dovrebbe arrivare. Non arriva, la stiamo attendendo. Se dovesse arrivare, parleremo e chiacchiereremo anche con lei. Noi comunque, in attesa di Enza, nel frattempo, vi salutiamo e ci prendiamo il nostro tè. Ci ha riaggiunti Enza Dinuzzo, che era l'ultima ritardataria dei telesbruzz. Eh, ciao Enza. Ciao. Eh, parlaci un po' di te e dici come mai ti trovi in questo gruppo e qual è il tuo ruolo? Allora, io sono Enza e vengo da Caserta, origini campane. E mi trovo in questo gruppo, non lo so neanche io il perché, in realtà, sono stata affiondata all'interno di, di questa esperienza divertentissima. Tra l'altro, cosa dire, non, non lo so. Fai l'attrice? Sì, sì, faccio l'attrice al Piccolo Teatro. Sì, sì, sì. Salutiamo il Piccolo Teatro. Ciao, Piccolo. Ciao, Ciao Piccolo. <ride> insieme a Fabio Conticelli, Dino La Cecilia eh, e tanti altri che fanno anche parte del team delle Sbruz. e niente, è un'esperienza davvero travolgente, divertentissima come ho già detto, molto piacevole. Bene io volevo sapere, uno di voi mi risponderà sì, presumo, fammi, fammi, fammi. allora eh, volevo sapere quanto tempo vi occupa girare un video eh, perché sembrerebbe a guardare così eh, i vostri video che tutto facile, e invece c'è tanto lavoro dietro. Ha voglia. È stato tanto lavoro perché, tanto voglio dire, i tempi sono quelli: loro in una settimana pretendono il video, quindi per girarlo ci mettiamo due giornate, quindi anche un 16-18 ore per girare perché poi giri che ne so eh, 24 ore di video e ne devi prendere 90 secondi quindi eh. e i testi chi li, li allora, scrive? Il, il video lo scriviamo io eh, Roberto Moretto e Sandro Simone che salutiamo che sta a casa no, sa, sta lavorando, ciao Sandro, ciao Sandro. E quindi scriviamo, cerchiamo di scrivere questi video, il prima ci vediamo, perché Sandro c'è un negozio di gli elettrodomestici che, che pubblicizza. E quindi in mezzo alle lavatrici, è, è, è bellissimo, ci mettiamo a scrivere. Sì, è surreale anche, quello. È surreale è surreale anche surreale. quello. E rispetto al tema che vi viene assegnato eh. dalla RAI, ehm, è semplice trovare subito oh, le scene, le cose da dire e da fare? No. No. Noi ci vogliamo picchiare quando ci vediamo perché chi dice una cosa, chi dice un'altra, quindi è. quello che vedete alla fine è il prodotto finito, però ci sono tante cioè ci picchiamo quando scriviamo perché non siamo mai d'accordo. Anche perché, comunque, loro sono gli autori e comunque vogliamo dare sempre una cosa diversa dal solito tema. Infatti, se voi vedete alcuni dei video. Uh, ad esempio, tutti i chef uno si poteva immaginare due cuochi che cucinavano invece noi abbiamo creato tutta una piccola storia che è diversa, non da per, non da per scontato. E quindi è comunque un film, diciamo la verità: più che è un trailer, come ah. quando vedi il trailer di un film. E quindi cerchiamo di fare dei video quanto più originali possibile o almeno ci, ci proviamo. Diciamo. Eh, comunque. È comunque un cortometraggio. Bene, comunque ci riuscite. Adesso state producendo dei nuovi video, giusto? Sì, noi produciamo sempre fin quando non finiscono i soldi, che non <ride> ne abbiamo. Quindi, se qualcuno vuole fare un crowdfunding, ci vuole dare dei soldi, qua sotto uscirà il mio IBAN. Eh, niente, quindi, se qualcuno. Questo il E <ride> sulla faccia di Enzo la, la sua posta e pay così potete. Niente, quindi no, adesso abbiamo fatto il, il trailer di Pablo Escobar che Pablo Escobar era un criminale eh. e noi l'abbiamo parodizzato, abbiamo reso ridicolo, eh, perché proprio sull'onda del, della, della famosa serie televisiva che ha avuto successo in tutto il mondo, stiamo facendo questo, abbiamo fatto questo trailer, diciamo, simpatico, vediamo che cosa accade, insomma. Bene, quindi aspettate le visualizzazioni. E sì, e c'è Dino la Sicilia che interpreta Pablo Escobar. Pablo Escobar. Mi raccomando, tanti mi piace su Telesbruz. Oh, adesso come fanno... Quei pochi che ancora non vi vedono a votarvi eh, sia per la RAI che per i like su YouTube. Allora è semplice, se cliccate sulla faccia di Fabio vi collegate al canale YouTube, cliccate. se cliccate sulla faccia di Enza eh, andate sulla pagina Facebook, se cliccate sulla mia sul mio conto in banca, ripeto. <ride> <ride> quindi cliccate più a me, allora lasciate perdere. E invece <ride> per <ride> votarvi su RAI 1 come bisogna fare? Eh, fa Fabio sei il numero che non mi ricordo. Bene mai. Fabio. Non me lo ricordo. 874 8744. E poi. Siamo. Vabbè, dai. Comunque dovete. Allora. Seguire... Cioè en la Enza forse no? tu sei quella un po' più seria no? Uh, Diciato, no. Eh. Sembra, sembra, Sembrerebbe. Io dico che sembra. <ride> no, bisogna seguirci eh, se possibile il RAI perché tanto poi c'è sempre il numero insomma di pressione ma chi si si salza la mattina mo, ma si, sì, ma si sì. sì. e poi altro. bisogna scrivere o uno o due a seconda però sì. il numero è Del quello il numero che vi viene assegnato per sì. il televoto Bene, allora televotate questi ragazzi, se non li volete televotare, eh, pagateli, in pagateli in qualche modo, tanto adesso usciranno in sovraimpressione gli IBAN. Tutto, le, eh, -tutti. Però accettano anche il pagamento in natura. Sì, frutta, verdura, melanzane, <ride> patate. Mm. Comunque no. la prima settimana di marzo dovremmo essere in onda in Rai, sempre di domenica alle 9.30, sintonizzati sulla Rai 1. Bene, allora quindi aiutiamo questo gruppo foggiano che deve an crescere ancora di più, votiamoli. Sì, votate e votateci perché abbiamo bisogno del, del voto di tutta Foggia e Provincia. Insomma, intanto alzate la mattina alle 9.15, vi fate il caffè e ci votate e poi andate a dormire un'altra volta. No, no, si fanno un tè visto che siamo un tè con Rosanna, vi votano. Sì, un tè, proprio. Vi mandiamo <ride> Rosanna a casa. vostra a <ride> non fare il tè, ve lo fa lei il tè. <ride> Col bollitore <ride> vengo io vi offro il tè e votiamo i telesbruzzi i tarallini niente perché se ne è finiti tutti già i tarallini no, sono finiti sono per Enza Enza, Enza eh, io ti, sono hanno lasciato... in ritardo. ti hanno lasciato in ritardo, solo ritardo, due tarallini eh. dolci <ride> <ride> bene allora amici di Mitico Channel e di Un Tè con Rosanna eh, questa puntata termina qui ma noi penso che continueremo a ridere e bere ancora del tè mi raccomando no del tè forse qualcos'altro <ride> eh, loro qualcos'altro io preferisco il tè <ride> Comunque ci vediamo alla prossima puntata col prossimo ospite e ringraziamo i Telesbrutz per essere stati così allegri e così gentili da eh, aver partecipato alla nostra trasmissione. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.